La seconda categoria, segnatamente il girone C, quello della delegazione di Catanzaro, è stato il campionato che è maggiormente tra quelli dilettantistici calabresi ha subito il maggior numero di partite rinviate per il maltempo. 3 su 7 gli incontri della decima giornata, esattamente quello della mattinata di domenica tra Real Ghiano e Skillation, quello della co-capolista Amatori Le Castella contro il derby contro il Torre Melissa, e quello della, anche qui un altro derby tra la Nuova Valle e l'Accademia Girifalco. Si è giocato invece su 4 campi e 4 campi che hanno visto la vittoria per 5-1 della Polisportiva Palermiti contro il Petronaco, vittoria che consente alla squadra di Maurizio D'Amico di issarsi da sole in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio appunto sulle Amatori Le Castella fermata dal maltempo. Ma non è stata una partita facile, come potrebbe dire il punteggio, perché la squadra del presidente Truglia si è trovata per tutto il primo tempo in svantaggio per 1-0 con il gol segnato appunto dagli ospiti nel primo tempo, ospiti che hanno ben giocato nella prima frazione di gioco, hanno fatto leva probabilmente sulla loro forza fisica, tant'è vero che ci sono stati molti falli, hanno giocato abbastanza in maniera decisa e i giocatori del Palermiti non riuscivano a fare quei fraseggi per cui sono famosi e per cui hanno conquistato la testa della classifica di questo campionato. Ma nel secondo tempo mister D'Amico ha un po' cambiato l'assetto tattico della propria squadra e ne è venuto fuori questo 5-1, anche perché la squadra del Petrona probabilmente non ha retto più fisicamente, visto anche le condizioni del campo e visto il maltempo che ha imperversato per tutta la partita, e ci hanno pensato Fulciniti, Marinaro, il solito Marino, Comi e Misdea a mettere al sicuro questo punteggio che fa appunto, come dicevamo in inizio, mettere la squadra palermitese in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sulla seconda, ma seconda ovviamente che non ha giocato, come dicevamo. Sul resto delle altre partite che si è giocato, vittoria del Real Cropani per 3-1 sulla Marone, dopo che era andato in svantaggio, aveva segnato la Marone per primo, 0-0 tra Sersalese e New Sporting Crotone, pareggio anche per 2-2 questa volta tra Sporting Cacuri e Real Cotronei, ma dicevamo di una giornata abbastanza giocata con tempo non certamente facile e bello per una partita di calcio.